L'elezione dei presidenti delle commissioni del Consiglio Comunale si sono concluse con l'assegnazione di una presidenza all'opposizione, Andrea Guizzetti, presidente della Commissione Affari Istituzionali. I gruppi di minoranza avevano chiesto la presidenza di due commissioni, quella alla cultura, formazione e sociale e quella alle pari opportunità. L'accordo non si è raggiunto, ma riteniamo comunque soddisfacente questo esito. Consideriamo un'apertura al lavoro, diciamo, di collaborazione per questa presidenza assegnata all'opposizione. Allora, perché le polemiche di questi giorni? Perché al sindaco piace insistere sulla questione ECAD, afferma che l'opposizione per motivi politici pregiudiziali si oppone a questa operazione di portare l'ECAD a Montorio. Secondo il sindaco, Montorio avrebbe diritto, in quanto comune di 8.000 abitanti, ad essere capofila su alcuni servizi sociali, quelli gestiti dall'ECAD, che lo ricordo non sono tutti. Ora, il fatto che lui continui a ripetere una cosa falsa, cioè che l'opposizione è contraria, non renderà questa cosa vera. L'opposizione semplicemente attende che il sindaco dimostri che questa operazione ha una ricaduta positiva, concreta, reale sui servizi e che non è un'operazione politica, ma da parte sua solo un'operazione politica, senza vantaggi concreti e con costi troppo alti per il nostro comune.